Ciao Beppe. Allora, sappiamo neanche. Ve l'avevamo promesso che appena ci fosse stato un torneo ATP di tennis lo avremmo seguito in diretta. Sì. Quindi andiamo subito a Roland Garros, dove speriamo ci sia il sole. Un saluto da Giampiero Galeazzi qui dal capo centrale del Roland Garros, dove si gioca il torneo Ford Escort 2012, valevole per il circuito ATP e per il circuito Polysteel. Ieri nei quarti di finale sono caduti numerosi big, tra cui Rafa Nadal, Roger Federer, Ivan Djokovic, Mats Wilander e Jimmy Connors. Oggi, oggi invece prende il via il torneo di doppio, valevole sempre per il trofeo Ford Escort 2012. Sì. Sul campo centrale si giocano le eliminatorie del doppio misto. Noi stiamo per seguire la coppia italiana, la coppia italiana reggiando con l'auto contro la coppia coreana Mallipied Nabara. Arbitro incontro l'austriaco Ottomaie. Siamo al servizio, bellissimo servizio di Vasco Reggiando, risposta maldestra di Meffa Mallipied, dritto di Guido Collaudo, risposta di Tefona Bara, schiacciatona di Vasco Reggiando, 15-0 per l'Italia, ale Italia, ale Vasco Reggiando. Ricordiamo che dopo gli ultimi successi sul campo del Roland Garros, Vasco Reggiando è salito nella classifica ATP, dove occupa la 345esima posizione. Siamo nel 10 anni con sotto, eh. L'altro italiano, Guido Collaudo, non è tuttora Collaudo presente. No, dicevo, l'altro italiano, Guido Collaudo, non è ancora presente nella classifica ATP, quanto reduce da una piccola squalifica per spaccio internazionale stupefacenti. Guido Collaudo è stato squalificato dopo che i giudici hanno scoperto che nascondeva dei panetti di marijuana nelle palle. Come? No, no. Ovviamente parliamo di palle da tennis. Ah, palle del tennis. Era un tubo da 6, naturalmente. C'era mezzo chilo. Doppio applauso. Gioco Meffa Mallipied Tefona Bara. Primo gioco per la Corea. Parte subito male l'avventura di Vasco Reggiando in coppia con Guido Collaudo. I tifosi italiani però si fanno sentire, Ale. Guido Collaudo! Guido Collaudo! Ragazzi, ci siamo anche noi. Come sentite la supremazia di tifosi di Guido Collaudo che sono giunti più numerosi di quelli del campionissimo Vasco Reggiando. Vasco Reggiando! Vasco Reggiando! Come non detto. Vasco Reggiando! Pare mi abbiano sentito i tifosi di Reggiando, sono partiti con i controcori e devo dire è molto singolare, la prima volta in un incontro di tennis i tifosi che si dividono per due giocatori della stessa squadra. Spero che la cosa non crei problemi ai giocatori in campo. Intanto punto indebitevole per Vasco Reggiando. Ale Vasco, ale Reggiando! Ma chi sono questi? Guido Collaudo! Vasco Reggiando! Attenzione, invitiamo i tifosi italiani a non schiamazzare, per favore, grazie. Questo è un incontro di tennis, non il lancio della caciotta. Avete sentito anche l'intervento dell'arbitro Franceschi di Novara. Queste sono cose che non fanno onore allo sport e non portano in alto la bandiera italiana. Bellissimo dritto di Guido Collaudo. Ale Italia, ale Italia. 40-0. Guido Collaudo. Guido Collaudo. Vasco Reggiando, figlio di Modana. Vasco Reggiando, figlio di Modana.
Dopo la prima volta che mi capita, infatti, però si mette molto male nel cotto a causa di un battibecco molto molto antipatico tra tifosi di Reggiano che non si sono messi d'accordo con quelli di Collaudo. È incredibile, è incredibile come questo possa accadere sul campo rankato dal ranking ATP. Ma ora vediamo che Vasco Reggiano sta andando a calmare i suoi tifosi. Sta prendendo l'arbitro, sta prendendo il microfono dall'arbitro, signor Ottomaie. Ragazzi, se siete venuti fino a Parigi per vedere una partita di tennis, vuol dire che siete appassionati di sport. Bravo, bravissimo. Sono quattro. E quindi, per dimostrare a tutto il mondo che ci segue in TV che l'Italia non è solo mafia e mazzette, vi prego di smettere, e sono sicuro che lo farete, perché di questo ne vado fiero. Bravissimo. Che cazzo vuoi? Forse perché l'Italia in questo periodo sarà mafia e mazzette, che cazzo devo dire? Gian Piero, fai qualcosa! Direi che possiamo chiudere il collegamento qui dal Roland Garros. I programmi di Rai Sport continuano col film Alle Hawaii, lo prendi e la dai. Buon proseguimento di programmi da Gian Piero Galeazzi. Preferiamo la scoreggiata. Siamo in onda? Sì, siamo sempre in onda. Ma che cazzo di film damo? Se lo vede mio figlio si chiude in bagno una settimana. Ciao Mittico, grande. Ciao belli. T'aspetto in campo, Ferrari, sei un grande. Vediamo anche io di Angelo a giocare, dai. Siete fortissimi, col manico. Mittici. Ma baffanculo. Ciao belli.